lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo sempre a Celestopoli dopo aver sconfitto Misty, la capopalestra più bella del mondo, almeno stando a quanto dice lei, e siamo qui pronti per proseguire la nostra avventura. E a quel che mi ricordo, dopo aver battuto la capopalestra qui dobbiamo dirigerci qui al ponte, però lì c'è un oggetto che prenderemo dopo. Oh, un po' di allenatori, ottimo. Questo è il ponte Pepita. Se batti noi 5 allenatori vinci un favoloso premio. Oh, pensi di avere la stoffa per vincere? Subito così, ragazzi. Fausto, piglia mosche. Venonat. Oh, Ivysaur. Perché penso che si pronunci. Ma cavolo, non mi sono curato. Frustata. Evita l'attacco, bravissimo Ivysaur. Azione. Ah cavolo. Beh, dobbiamo tentarla. Azione. Dai, è confuso. Cavolo, si è colpito da solo. Ah, facile così, Venonat. Ora vai, Charmeleon. Vai, braciere. Vabbè, super efficace. Ok. Wow, bel lavoro. Kirito ha vinto 108 Pokédollari. Kirito ottiene 3 Pokéball. Grazie. Percorso 24. Congratulazioni, hai battuto i nostri 5 allenatori. Meriti un premio favoloso. Kirito riceve una pepita da misterioso allenatore. Devo farti una proposta. Che rimanga tra noi. Ti va di unirti al Team Rocket? Voilà! Siamo una banda che sfrutta i Pokémon per scopi malvagi. Allora, che ne dici? Vuoi diventare dei nostri? Davvero non ti va? Dai, entra a far parte del nostro gruppo. Ti ho detto di unirti a noi. E va bene, se non ti ho convinto con le buone, passiamo alle cattive. Non sei molto persuasivo, eh? Recluta, manco un nome c'hai. Zubat! Frustata, vai. Assorbimento. Ah no, lui è tipo veleno. So io cosa ci vuole per Zubat. Vai Charmeleon, vai tu, dai. Morso, eh. Vai braciere.
Una mossa di tipo erba su un tipo fuoco. Non sei molto intelligente, recluta. Charmeleon riceve 53, Ivysaur 53 e il resto alla squadra. La prossima è... Koffing! No, rimaniamo così. I soliti Pokémon da Team Rocket. I tipi veleno. Volevi! Finiscilo! Vai, livello 17 per Charmeleon. Ivysaur sale al 17 anche lui. E Eevee pure. Vuole imparare morso? Va bene, impariamoglielo. E qui morso è una mossa di tipo normale, non di tipo buio. Ho sempre pensato che fosse di tipo buio, ma sono dimenticato che questo è il remake di giallo a volte. Con le capacità che hai potresti fare strada nel Team Rocket. Sì, lo so, raga. Ah, guardate un po'. Qui abbiamo un allenatore con un Charmander e questo è il secondo metodo, oltre a quello di Bulbasaur che vi ho mostrato nello scorso episodio. Questo NPC vi darà la possibilità di ottenere Charmander. Guardate qui, parliamoci. Sono proprio una frana ad allenare i Pokémon. Ogni volta che guardo il mio Charmander mi dispiace che sia così debole. Mi piacerebbe affidarlo a un allenatore migliore di me. Vedo che hai catturato 111 Pokémon. Formidabile. Vorrei che ti prendessi cura tu di questo Charmander. Che ne dici? Va bene. Prendilo, allora è tuo. Kirito riceve Charmander. E ora ne ho due. Per cui chi vuole avere degli scambi, io ci sono. In questa zona, regà, mi sembra che ci... Ecco. Andiamo. Ecco, lì c'è un Meo. Catturiamolo. Eccellente! Sì, sto andando di Mega Ball, raga, perché non troppe. Voilà! Evviva, hai catturato Meo! Dati di Pokédex. Ok. Io sono un campeggiatore e la mia ragazza è una picnic girl. Sì, l'ho appena battuta. E anche sonoramente. Team campeggiatore. Squirtle. Toh, frustata. Bang. Oh, guarda un po'. Ha resistito all'attacco lui, eh. Ciao Squirtle. Eevee sale al 18. Ah, accidenti. Due Mega Ball anche per Kirito. Grazie. Finché usate Pokémon di tipo acqua, con me non avete stampo. Tuononda!
Ma le MT mica c'erano più. Boh. Confezione di etere, perfetto. Ah. Oh, siamo arrivati a casa di Bill. Credo, Non ho letto perché stavo schiacciando. Porca boia, vabbè. Tanto un'allenatrice. Anna Rosa. Oddish. Non ho voglia di una battaglia di logoramento, quindi Charmeleon, per favore, sostituisci un momentino. Acido. Bracere. Grazie, amico mio. PG, cambia Pokémon. E mettiamo Pikachu. Livello 12. Suono shock. Bravo Pikachu, così si fa. Sconfitta Anna Rosa Teenager. Uff, ho perso, ma non ti invidierò. No, Un pescatore. Stai andando da Bill? Ok, ma prima in guardia. E con cosa mi vuoi affrontare, pescatore? Con un Magikarp? Manolo. Magikarp, lo sapevo io. Caro il mio pescatore, a quest'ora il tuo Magikarp dovrebbe... No, beh, al 20 diventa un Gyarados, quindi... Becca. Super efficace. Krabby. Ok. È pur sempre un tipo acqua, ma... Boom! Ah, resistito, bolla. Non mi fai niente, sono un tipo erba. Impara. Ma no, l'ho sconfitto. Mi arrendo. 560? E tre Pokéball. Grazie, grazie, grazie. Ok. Siamo arrivati da Bill. E lì abbiamo un'altra coach. Qui abbiamo un oggetto. Profumo invito. Che poi dovrò ancora capire cosa sono sti profumi invito. E adesso andiamo da Bill. Ehi tu, sono un Pokémon. No, che dico? Sono Bill, chiamami Bill. Sono un vero appassionato di Pokémon. Cos'è quella faccia scettica? Non scherzo mica. Uno dei miei esperimenti è andato storto e mi sono fuso con un Pokémon. E ora come faccio? Aiutami, ti prego. Va bene. Quando entro nel teletrasportatore, devi avviare il separatore cellulare. Puoi avviarlo da quel PC laggiù. Mi raccomando, non ti sbagliare.
Allora, conto su di te. Tu intanto entra. Si vede il teletrasportatore, vai. Presto, non abbiamo molto tempo. Conto su di te. Kirito avvia il separatore cellulare del teletrasportatore. Evviva! Grazie infinite, ti devo un favore. Oh, vedo che hai già un box Pokémon nella borsa. Bene, bene. Se catturi troppi Pokémon e il tuo box non ne può più contenere, puoi mandarne alcuni al professor Oak. Ah, ora che ci penso, voglio farti un regalino per ringraziarti del tuo aiuto di poco fa. Tieni. Biglietti nave da Bill. La motonave Anna è ancorata al porto di Aranciopoli. Mi hanno invitata alla festa che si terrà a bordo, ma non amo molto questi eventi mondani. Perché non ci vai tu al mio posto? Dovrebbero esserci un paio di biglietti, quindi porta pure un amico se vuoi. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli!